Successo di pubblico alla festa nazionale dei borghi autentici a Barrea. Una festa che ha come tema centrale il valore delle persone che abitano le comunità. La rivitalizzazione dei borghi attraverso la cultura dello sviluppo sostenibile dei beni e servizi nei luoghi meno facili d'Italia, contrastando la migrazione e facilitando il rientro nei piccoli centri. Come sottolinea la presidente dell'Associazione dei Borghi Autentici d'Italia, Rosanna Mazzia. Tutte quelle che le comunità riescono a produrre i loro valori, la loro storia, le loro tradizioni. Le comunità che appartengono a Borghi Autentici sono comunità vive che hanno scelto i territori meno facili, quindi i borghi. Io dico sempre che sono cittadini eroici perché vivono in condizioni di minore vantaggio rispetto ad altri, però si giovano di panorami straordinari, però hanno diritto ad avere servizi che siano il contraltare del loro coraggio, quello di continuare ad abitare questi luoghi. Per l'Italia, per il sistema Italia è fondamentale che i borghi continuino a vivere con le loro specificità, con le loro autenticità, e noi è questo quello che facciamo in giro per l'Italia. Creiamo amministratori consapevoli e cittadini consapevoli. Borghi Autentici, infatti, non è un marchio, ma un luogo non fisico dove si privilegiano le persone. È un nuovo modo di amministrare i territori, proiettarli verso il futuro, traducendo un rapporto stretto tra le radici e l'innovazione. Abbiamo avuto un risultato veramente straordinario, eccezionale. Questo ci lancia dal punto di vista turistico, ci fa conoscere tramite i mass media, tramite i giornali, ci fa conoscere la nostra località, le nostre peculiarità, e quindi questo è un grandissimo vantaggio che abbiamo nel corso di questo anno.